No, non lo ricordo più. Del commissario Aurizio, che facciamo? Parliamo. È da tanto tempo che non lo facciamo. Non vale lo stronzo, di che commissariato sei? Non so se ricorda che giorno è oggi. A giudicare dall'oroscopo per una giornata di merda. Sì, ma è anche venerdì. E lei mi aveva promesso che stasera si sarebbe fatta portare fuori al cinema. Appunto, vede che è una giornata di merda. Mamma. Ecco, mamma, non baciarmi in bocca, che schifo! Facci vedere cosa sai fare, capo. Facci vedere. Dai, dai. Capo, beccala, guardala. Dai, dai. Perfetto, capo. Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Eccola qua, la belva umana. 8 morte e 15 ferite, la fila di Dusseldorf. Qui hai rapinato la Banca Nazionale del Lavoro, hai ammazzato 4 uccieri. Cicinata, Atlantic City. Hai rapinato pure quei poveri disgraziati di lusso. Avete rubato 2 autobotti d'acqua santa. Non vuoi parlare? Non vuoi dirmi proprio niente? E delle gemelle Anne e Babette Brown, che mi dici? La riconosci chi sono queste due? La riconosci? Sì, queste sono Nanette e Babette Brown, le famose due gemelle che facevano lo spogliarello. Questi invece cincinnati, ho ammazzato 2 vecchi e un bambino di 4 anni. Ma questa è una faccia molto conosciuta. È una famosa troia maltese di origine napoletana che io... Ma questa è mia moglie. Ah, bella! Fermo, fermo, polizia! Fermo! Signori, è una rapina. Allora tutti con le braccia alzate, presto. Ma lei no, scusi, cosa c'è a lei? Scusi, devo seminare il panico. Una bomba! No, manica! No! Avanti, prenda, apre la bocca! Belva, non mi scacciare. Non mi picchiare. Non mi uccidere. Ascoltami. Belva, io non ti tradirò mai. Questa sera non può succedere proprio più niente. No! No, perché ormai con la polizia è tutto chiarito.